Ciao ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Quest'oggi, bellissimi miei, lo shop si tinge interamente di rosso. Che bello ragazzi, tutto ciò mi riporta letteralmente alla mia infanzia, perché io ho amato questo film ed è stato il primissimo film che ho visto da bambino al cinema, precisamente nel lontano 2004. Esatto, abbiamo nuovi personaggi Disney, ragazzi miei, eccolo qui il Disney Takeover su Fortnite. Da chi partiamo? Ovviamente partiamo dall'inserimento del codice Martex e la tienda di Fortnite da riaggiornare ogni 14 giorni. Credevate mi fossi dimenticato di tale shop, credevate, ma purtroppo per problemi tecnici non ho potuto registrare il videozzo a refresh e quindi ci siamo qui. Tra l'altro, ragazzi miei, senza interrompere il videozzo, guardate lì il livello, 605, guardate lì la skin, 50 livelli tramite gli incarichi per la skin felina, completati in men che non si dica. Come? Dove? Facendo sempre lo stesso procedimento, qui in alto a sinistra dovete cliccare sulla lente di ingrandimento a fianco a gioca, digitare Martex e vi troverà tutte le mie mappe. Attualmente quella che sta conferendo un sacco di XP ai player che la giocano è quella che vedete qui in alto a sinistra. A breve si attiverà anche sulla Moon Free For All, ma la Doom Red versus Blue, ragazzi miei, mamma mia, non ve lo dico neppure. Joinate e giocate assieme a tutti i vostri amici. Negozio oggetti ed eccoli qui! Eccoli raga! Allora, ho visto già un bel po' di commenti su Twitter per quanto riguarda Mrs. Incredible. Sì, esattamente lei. Però sono apprezzabili come skin. Non so quando arriveranno invece i villain della Disney, tra cui Capitan Uncino. Chi ci stava ragazzi? Crudelia Demon e poi Malefica? Sì, credo di sì ragazzi, mamma mia quante belle skin nozze. Disney Pixar Gli Incredibili, bundle 14 oggetti che viene a costare 3500 V-Bucks, scontato da 7200. Oh mio Dio. Ragazzi, il codice creatore si riaggiorna qui, mi raccomando, maiuscolo, minuscolo, come volete, non cambia nulla, grazie infinite, scade solamente ogni 14 giorni, quindi occhio a questa cosa. Vediamo, allora, ispezioniamo ogni singolo item. Come abbiamo appena visto, il bundle intero con tutti gli oggetti, tutte le skin, backpack, picconi, motte e quant'altro, viene a costare 3500. Le skin singole invece vengono a costare 1500. E ragazzi, aspettate però, aspettate. Mamma mia, fa troppo strano. Fa troppo strano quanto amavo disegnare questa idea degli incredibili, ragazzi. Vediamo il backpack, testa dell'Omnidroide, alright. Sapete che non ricordo più di tanto quelli che erano gli antagonisti all'interno di tale film, ragazzi. Però ci voleva anche il bebè. Ci voleva il bebè. Oh, raga, per favore, no, non ditemi nulla. Per favore, non ditemi nulla. Fermatevi lì, fermate le vostre dita. No. Ragazzi, non scrivete nulla perché è bellissima. 1500 anche per lei. Artiglio con... Mio Dio, ma state scherzando? Ma sta scherzando? Dai, mi state trollando, non può essere un piccone. Aspetta. Wait. Me lo fate provare? Sì. Sto piccone fa letteralmente paura, ragazzi. Strappato dai rottami di un modello serie 9000. Mamma mia. E questa invece? La trivella degli scavi a Loot Lake nel capitolo 1. Ogni volta però non possiamo fare così avanti e dietro, dettagli, vai, fai ruotare. Ok. Pesantuccio anche lui. Mi piace un sacco il dettaglio delle idee degli incredibili qui in basso a sinistra. Bellissimo, però non ai livelli del primo. Ragazzi, vediamo Siberius. Vediamo come si presenta. Allora, molto clean come skin. Dobbiamo dire che l'avrei preferita un tantino più snella, quindi more skinny fit. Un supereroe che porta una ventata d'aria fresca. E a tal proposito, ragazzi miei, che ventata fresca. Guardate qui, abbiamo la reattività del backpack, credo andrà avanti, ok, non so se tramite kill oppure, non lo so, magari nel tempo durante la partita. Possiamo anche disabilitarle e quindi mantenere tale backpack in maniera statica, non si muoverà ragazzi miei, non farà nessun effetto su di esso, oppure modalità attiva. Poi che cosa abbiamo qui? Il piccone. Madò, ragazzi. Allora, o sono troppo grossi o sono troppo rumorosi, Non sto missando niente, vero? I backpack li abbiamo visti. Vabbè, anche la sezione Lego, ovviamente. Eccolo qui, lo stile Lego. Secondo.
è terzo. Vabbè, super basic. Abbiamo le emote però. Sì, perché all'interno di questo bundle da 3500 V-Bucks ci sono anche due emote. La prima attraversamento. Bellina. Ragazzi, il movimento proprio Disney Pixar. Ah! Ok, robottino da battaglia. E poi acrobazia di Siberius. Bello, 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 bello. Voglio fare un po' di snowboarding su Fortnite. Carino, carino anche l'effetto. Guardate le mani, raga. Alright, quindi 3.500. Allora, i picconi vengono a costare invece singolarmente 800 V-Bucks cada uno. L'emote una 300, questa qui. E quella attraversamento invece 5... Mannaggia, la gamma è andata un attimo off. Quell'attraversamento invece 500 V-Bucks. Il bundle singolo di Siberius invece, in set Lego, piccone e backpack, viene a costare 1800 V-Bucks. Quindi le due skin degli Incredibili, singole va bene, 1500, 1800 invece il bundle di Siberius. Ragazzi miei, che cosa ne pensate? Lo sfondo degli Incredibili qui su Fortnite fa un certo effetto. Vi dico la verità, mamma mia, devo prenderli. Devo assolutamente prenderli. Però voi qua sotto tra i commenti fatemi sapere che cosa ne pensate, se vi piacciono queste skin, se avete mai guardato tale cartone. E ragazzi, codico Martex, andiamo con gli Incredibili, visualizza offerta e acquistiamo, acquistiamo. Vai Martexone, let's go. Bellissimi. Vabbè, ma lui non entra nella cama, ragazzi. Lui non entra proprio nello schermo. È un polpettone primaverile. In molti l'avranno già visto, ragazzi, ma comunque sto zoom spacca tantissimo. È stata soprannominata Chun-Li, Chun-Li versione 2.0. E non potrei dargli torto. Equipaggiamo lei oppure equipaggiamo lui? Le vorrei testare velocemente all'interno della Red versus Blue. Vediamo. Mettiamo lui, raga, mettiamo lui. Senza backpack, senza nulla però, eh. Il piccone, questo sì, questo lo equipaggiamo assolutamente. Andiamo avanti. Mamma mia, che belle schermate. Eccola qui. Questo è il menu principale e... Proveniamo anche lui, ragazzi. Aspetta, 3, 2, 1... Perfetto. La cosa strana di ogni singola skin, anche le serie di icone che vengono implementate su Fortnite, è proprio questo. I balletti, come si presenteranno nel momento in cui utilizzeremo le nostre emote preferite. Magari prendi un personaggio super serio che non è mai stato così nel film e lo vedi esporsi così con sti ballettini, eh. Niente di che, andiamo. Eccoci qua, dov'è la mia skin? Ok. What? Però sono appena entrato, non mi sciottare, non mi sciottare, caro mio. Allora, chilliamoci due secondi qui, perché devo assolutamente togliere questo backpack. Mi dispiace, Rubius, mi perdonerai, ma mi hai rubato il cubo Kevin, quindi non te la prendere. Eccoci qua. Ragazzi, sono all'interno della Red versus Blue, finita ad expare assieme a me. Il piccone, ragazzi, è enorme, seriamente enorme, come l'abbiamo visto tramite la preview. Fa troppo strano. Fa troppo strano. Wait, 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 wait. Emote, andiamo. Alright. Ma è carinissimo lui, ragazzi. Alright. Ragazzi, oh, e basta spingermi. Ma perché mi spingono quando entro nell'armadietto, ragazzi? Devo farvi vedere questa cosa molto importante. Perché siamo lì. È da un po' di video che sto richiamando la vostra attenzione su questo dettaglio particolare del mio armadietto. 1783 skin. Ragazzi, 1783 skin. Non so in quanti saranno arrivati a guardare fino a questo preciso istante il videozzo. Ma comunque sia, ragazzi miei, scrivetemi qua sotto quante skin possedete nel vostro armadietto. 1783, voglio toccare le 1800. Cambiamo, ragazzi miei, mettiamo lei velocemente. Brada, allora diciamo che per chi ama... Va bene così, Martexo. Guarda lui come sta expando. Guardalo, guardalo, guardalo. Broda, vai piano. Vai piano con le cure. A parte gli scherzi e l'idiosia generale del vostro caro Martexone. Si scherza, raga, si scherza. Vediamo, perché questa è una skin che probabilmente porterò parecchie volte. Ma dico parecchie volte in game. Voglio vedere anche i backpack, ovviamente. Vediamo se lo va a piazzare. Sì, questa è molto piccolina e ci sta, non ingombra. Credo che non sia con una reattività addosso. No, non hanno niente di che. Sono super statici. Vediamo lui. Ok, sono carinissimo comunque. Sono dei dettagli da portare con la skin. Vediamo se riusciamo a cambiare anche il piccone. Non è lui, è questo qui. Sì. Vedete quanto è figo, raga. Abbiamo l'armadietto nostro. Potete entrare nella chill zone e fatevi quello che volete. Vi fate gli affaracci vostri, ballate. Se siete stanchi magari di essere killati o killare gli avversari. E poi, ragazzi, non lo so, vediamo qua. Questo è quello di Siberius, che tra l'altro devo ancora mettere. Lo swing però vorrei vedere.
Ok, guarda, se aveva un pochettino il movement della show di Kratos era perfettissimo. Un pizzicotto, ne mancava proprio un pizzicotto. Mettiamo lui, che ancora non l'ho equipaggiato, Sibarius. Ovviamente mettiamo tutto il set, sì, mettiamo tutto il set, brodello. Mamma mia, allora, sembra un supereroe come lo andavamo a formare noi, credo 4 anni fa. 4 anni fa, ragazzi miei, ricordate la skin del supereroe basic? Creavamo Superman, poi chi facevamo, ragazzi? Spider-Man. Comunque sia, quando corre, guardate, intanto si sta modificando il backpack, sì. Va bene, quindi lo prende dalle spalle. Esatto, guardate, mi mette a correre, sprinto tra 3, 2, 1. Alright, passa sulle spalle. E nel momento in cui non lo utilizziamo più, ragazzi miei, pronto per picconare. Va bene, vediamo il simot. Mi piace. Aspetta. Ok. Devo dire, raga, se vogliamo acquistare singolarmente le skin, 1500 V-Bucks, essendo un contenuto Disney Pixar, a mio parere ci può stare. Sono delle icone, ragazzi, è un qualcosa che ho sempre guardato da bambino. Aspetto però anche le altre skin nozze. Spero che ovviamente non si fermino qui con la collaborazione degli Incredibili, perché ce ne stanno delle altre. Oddio, il bimbetto non so come lo potrebbero replicare. Magari un backpack super reattivo nel momento in cui facciamo delle kill, non lo so, non ne ho idea. Comunque sia, GG ragazzi miei, molto bello. Diamo un'occhiatina a chi si sta impegnando qui. Ogni 500 kill invio una richiesta d'amicizia. Quindi entrate nella red versus blu, fate kill su kill e invitate i vostri amici a giocarla, perché sì, l'XP è attiva. Io spero ovviamente che tale bundle degli Incredibili sia stato di vostro gradimento. Abbiamo fatto un overview veloce delle skin nozze, sperando di non aver missato nulla. Io comunque, Epic, una schermatina di caricamento all'interno del bundle l'avrei messa. È stato un piacere. Noi ci becchiamo in un prossimo video mattutino, sempre qui con il vostro Martexone. A prestissimo. Codicate Martex e la tienda di Fortnite. Taggatemi su Instagram MartexDB. Noi ci becchiamo, ragazzi, come al solito, un bel... Yeah, brothers!